Ciao, bentornati nella mia stanza e oggi vorrei fare un room tour perché qualche tempo fa una ragazza me l'aveva chiesto così molto apertamente e quindi oggi ho deciso di farlo. E cominciamo! Bene, questa è la mia stanza, come potete vedere è una porta ed è la porta della mia camera, quindi adesso apriremo e vedremo cosa c'è dentro. Allora, entrando subito sulla destra c'è una lavagnetta magnetica che si può scrivere con i pennarelli questi. E ogni tanto la cambio e ci scrivo cose. Questa è la, diciamo, l'insieme della mia stanza. E qua, subito dietro la porta, c'è un peluche molto affascinante. E la mia affascinantissima scarpiera, che è blu, molto bella, molto interessante, vero? Poi qui ho delle collane con un portacollane che però non appesantisco troppo perché è già capitato che si stacchi con il caldo, quindi ne metto poche, infatti le altre le ho sparpagliate per la stanza. Qua tengo le mie candele, le Yankee Candle e quelle per farle bruciare. Qui la spazzola, là dentro ci sono dei cassetti e ci tengo le cose per i capelli, magari i fiocchi, i cerchietti e i ferri. Questa è una delle librerie, perché sono due. All'ultimo piano, lassù, tengo un puzzle, così come lì tengo i puzzle. Poi all'ultimo ci sono i libri e la collezione delle lattine di Naruto. Subito sotto ci sono altri manga. Questa è un'edizione One Day di Tale of Xillia. Poi manga, altri manga. Questi qua davanti sono i manga che devo ancora leggere, che mi ha prestato una mia amica e non li ho ancora letti purtroppo. Poi c'è la Limited Edition di Arieti, il mio dumbino. Qua questo è un gargoyle molto affascinante che c'ha i brillantini, un sacco carino. Poi qua dietro c'è la mia collezione dei film di Miyazaki e sopra alcune boccette con della china. Subito sotto ci sono altri manga con degli artbook. Questo ad esempio di Kiki, questo delle guerre del mondo emerso, questo invece è il libro in inglese però del castello nel cielo di Laputa. Questo qua è il mio libro di giapponese. Qua tengo tutti gli orecchini, quelli che posso, e così, quindi molto semplice. Questa è una collana, là dietro c'è un kunai di una mia amica che glielo devo ancora rendere, un action figure. Qua sotto invece ci sono questa è la mia collezione di film di DVD. Questi invece sono videogiochi per la PlayStation, alcune miniature del Signore degli Anelli, Gandalf, l'orco pallido di cui non ricordo il nome. Questa è un action figure che mi ha portato mia sorella dalla Spagna, se non sbaglio, ed è di Jack, però tratto da Kingdom Hearts, se non sbaglio. Qua c'è un pezzo di una collana che si è rotto, infatti lo dovrei attaccare. Questo è un orologio antico, se non sbaglio, di mio bisnonno o cose del genere. Poi là sotto ci sono cose varie che non ho posto dove mettere, quindi metto là dentro. E ci sono anche altre collane. Come ho detto prima, non voglio appesantire troppo quel piccolo coso, quindi molte le metto qua, soprattutto magari quelle più pesanti come questa o questa, e sono abbastanza pesanti. Poi qua c'è lo schermo del computer, che poi vedremo che perché qua esattamente. Qua c'è un piccolo manichineco e me l'ha portato una mia amica da Lucca l'anno scorso, un libro finto, dei cioccolatini, non si sa mai. Questa era una boccetta con storie dentro, il mio specchio antico, cioè antico, a me sa di antico però non so se è relativamente antico.
una farfalla, questo è un portacandele, in teoria a forma di fiore di loto, dentro ci sono orecchini che non so dove mettere, questo è un piccolo gufo, guardate com'è carino, poi qua su ho la mia casetta di legno con tutti gli smalti, non sono molti perché altrimenti poi magari crolla e vengono giù tutti gli smalti, poi là sotto c'è la mia PlayStation, che non uso molto in questo periodo, e cassetti dove tengo i fogli e cose per magari fare cose a mano. Questa è l'altra libreria. Anche lassù ci sono i puzzle, come di là, e due manichini per disegnare. All'ultimo sempre libri con scatole e cose varie, e l'ultima collezione delle lattine di One Piece. Subito sotto ci sono dei altri manga e una boccetta di profumo con la pompetta che mi piace un sacco. Qua invece ci sono i miei libri di cucina, oddio cucina, di dolci, perché alla fine io cucino solo dolci. Questo è un raccoglitore di carte, ci sono le mie carte di Fou. Questo è uno dei quaderni che uso per giocare a D&D. Album, e qua dentro ci sono caramelle, fondamentalmente. Qua sotto invece ci sono i miei profumi, e una Yankee Candle che sta bruciando adesso, il mio dado ne 20, bellissimo. Profumi, cose varie, qua ci sono braccialetti e collane, cose così. Qua sotto invece tengo i miei fumetti, quelli che non sono manga. Questa è la collezione di DVD di The Walking Dead, la prima stagione di Nana, il mio ricettario, un manuale di disegno digitale, questo è un piccolo bruciacandele e qua dentro ci tengo gli elastici, cose varie, qua ci sono altre collane, ho collane sparse ovunque. Poi spostandoci più in qua ci sono le piccole piantine, che sono, spero sopravvivano perché le ho spostate da poco qua su, quindi non so se gli piace molto l'ambiente. Comunque, mio piccolo ciclamino, Dalia, la stella di Natale e la mia orchidea che purtroppo ha appena smesso di fare i fiori, quindi là dietro, non so se lo vedete, dove c'è questa spada. Questo è un portaombrelli e ci sono anche ombrelli, però ci sono anche delle spade che ho usato per fare cosplay, quindi cose. Qua dentro questa cassettiera ci tengo al primo trucchi, poi colori e cose varie, altre cose per disegnare, quindi ci sono un sacco di cose per disegnare. Quello è il mio pulcino, il mio piccolo bambino che è arrivato da poco a casa. Questa è la mia postazione di gioco barra montaggio video barra tutto praticamente, perché qua mi trucco anche. Infatti qua c'è il coso per il cotone, cassa, specchio, questo è quello con la luce, altra cassa, le cose per gli occhi, cioè per struccarmi, c'è un po' di tutto qua, palette, questo è il mio pupazzo di Frankenweenie, si chiama Sparky se non sbaglio, cose varie, tastiera, il mio desktop, ecco questo che vi dicevo prima, che praticamente questo è un televisore ed era di là al posto dello schermo del PC perché era piccolo e quindi siccome ho iniziato a giocare ai giochi di Steam, quindi ormai sono nell'oltretomba, ne ho messo uno più grande perché praticamente lo preferivo. Di qua ci sono colori, matite, cose per disegnare, pennelli, eccetera. Là dietro c'è una rosa, finta ovviamente. Qua ci sono i trucchi dentro, qua c'è la mia praticamente postazione di trucco con tutti i pennelli e cose varie, questi cassettini piccolini, qua ci sono altre cose per le cose. Qua su ci sono due mensole, praticamente ci sono cornici. Là dietro in questo bauletto tengo magari dei trucchi che non uso più o che comunque non vanno più bene. Qua dentro ci sono in uno
qua ci tengo il tonico per gli occhi e qua ci tengo dell'acqua molto a random per quando uso gli acquerelli e magari la lascio lì, non si sa mai. Cornice vuota, non si sa mai perché non lo vediate, ma qua ci sono io, sì, però questa e questa sono vuote perché non ho foto praticamente, le devo portare a stampare, quindi sono rimasta a corto di foto. Libri, là dentro non ricordo cosa ci sia, salvadanaio, cornice, poi questa è una campanella, un sacco carino, poi fiori secchi, cornici, le mie katane, cornici, i miei animaletti, quindi qua nient'altro, niente di interessante. Dopodiché c'è la finestra con la tenda e qua giù c'è il mio piccolo acero che ho portato dentro perché non so se vedete, ma tutte le foglie praticamente bruciate, quindi penso che non gli vada bene fuori, quindi magari volevo provare a salvarlo mettendolo dentro, non si sa mai che magari resista. Questo è il mio comodino, l'acelletto, comodino, la lampada che ho modificato io mettendogli del pizzo e colorando la base di nero. Qua c'è il mio cagnolino che purtroppo è morto già un bel paio di anni fa, però lo tengo sempre lì. Caramelle, questo è il mio porta anelli, candele, una porta gioie, diciamo, una cosa che mi piaceva, una scatolina che ho ricolorato. Qua ci sono il mio telefono, però i libri che sto leggendo, libri e manga. Qua ci tengo le cose praticamente per ricaricare magari sia la fotocamera che il telefono, eccetera. E cose che mi potrebbero servire durante la notte, non si sa mai, tipo un quaderno e delle matite. Questo è il mio letto. Wow, che affascinante! Ho un letto! Subito sopra la testiera del letto c'è un poster di Victoria France o Frances. Sinceramente non so come si pronunci, nonostante io abbia studiato francese. Poi sull'altra parete c'è questa piccola composizione che però non ho ancora finito. Non so, mi sembra ancora molto vuota. E qua ci sono delle foto abbastanza antiche che riproducono la maggior parte delle volte mia nonna. Quindi un piccolo quadro con un fiore, altre foto antiche, il mio orologio, e questo è lo specchio, un altro poster di Victoria France. E poi vorrei farvi notare che alla fine del mio muro, lassù, ho praticamente disegnato con lo stencil del pizzo ed è tipo fantastico, ci ho messo 700 anni, però è troppo bello e fa praticamente il giro di tutta la stanza. Ma torniamo alla mia fantastica stanza. Qua c'è il mio armadio che è praticamente enorme, non riesco manco a riprenderlo perché è di quelli ad angolo, quindi prende un bel po' di spazio, e ha su queste decorazioni che ho fatto io, infatti sono in cartoncino attaccate con lo scotch, che sono dei corvi vari, ma penso l'avete già notato in qualche altro video. E lassù ci sono dei gatti, ovviamente qua tengo la roba e cose. Qua invece tengo i fiori e i fiocchi che uso per i capelli, che non ho voglia magari di stare a cercare, quindi li ho messi qua. E non è che sia molto, però è tutto. C'è il mio bellissimo lampadario che ho dovuto accendere perché oggi sta piovendo, quanto pare, fuori. E non è molto luminoso, però praticamente questo lampadario è bellissimo perché è abbastanza antico ed era di mia nonna e non so se si vede, ma è nero, e io l'ho portato a colorare dal carrozziere, quindi è uscito abbastanza bene. È finito il tour perché comunque è abbastanza veloce da spiegare, camera mia, cioè non ci sono chissà quali cose, ci sono o manga o cornici e cose varie, robe per disegno. Quindi c'è la mia parte, la parte della stanza fondamentalmente divisa in due, è quella alle mie spalle, quella diciamo più gotica e antica, mentre quella alle vostre spalle, quindi adesso è dietro, è la parte nerd, quella ovvero col computer, tutti i manga, i videogiochi e le cose varie. Quindi questa è la mia camera, non c'è niente di particolare,
è la tipica camera di una ragazza più o meno normale. Quindi spero che vi sia piaciuto e spero a te, ragazza che me l'hai chiesto, che sia piaciuto, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!